Ciao, buongiorno. Sono qui nella mia casina, vicino a me, non so se lo faccio vedere, sì, vi faccio vedere, c'è anche lui, Brusbaldo. Volevo prendermi un attimo di relax, sdraiarmi sul divano e cercare di mettere in sottofondo un disco, un vinile, visto che insomma parliamo sempre di vinili anche nel nostro martedì mattina, anzi ultimamente non abbiamo più parlato molto di vinile, quindi volevo un attimino ripensare anche a quale intanto avrei potuto proporvi, ma soprattutto ripercorrere un po' quelli che erano stati anche dei vinili che mi erano stati regalati, come ad esempio questo di Vic Chesnut, La So Drunk, oppure questo Rodriguez Cold Fact. Tra l'altro, insomma, vi avevo già fatto vedere, ecco, anche questi vinili un po' di tempo fa, anche per la storia, insomma, legata a questi personaggi. Però poi mi è venuto in mente che, insomma, non è solo il fatto di ricevere dei vinili, ma anche la bellezza quando si va magari in qualche mercatino di poterselo acquistare, forse cercando un po' quello che è la bellezza, no? Di scegliere un vinile che ci piace e magari anche la storia che questo vinile ha per noi. Ad esempio, questo che insomma avevo fatto fatica a trovare, Quadrofinia degli U, che è veramente come si dice, un'opera d'arte, non solo per quanto riguarda, guardate qua, non solo per quanto riguarda insomma la musica che c'è, ma proprio come opera d'arte anche di immagini e di testi scritti. Tant'è che questo era proprio uno di quelli che avevo trovato al Marchesino delle Pulci ed è ancora qua dentro. Eh sì, perché poi in realtà quando li trovo, insomma, faccio sempre un po' fatica anche a metterli sul piatto perché mi dispiace alla fine, insomma, quasi sembra rovinare un po' quello che è il vinile stesso. In realtà ci siamo detti tante volte che, anzi, il bello è proprio quello, risentire poi anche il fruscio del suono del vinile. Allora, domani mattina vi aspetto, come sempre alle 9:30, per un'altra nostra diretta e mi piacerebbe tornare a parlare di vinili. Il cimitero lo accantoniamo per un attimo, quindi torniamo a parlare di vinili e mi piacerebbe sapere anche da voi, insomma, se c'è un vinile che vi è stato regalato, a cui siete particolarmente legati, o che avete cercato in lungo e in largo anche nei mercatini delle Pulci, perché no, in qualche negozio che veniva dismesso, anche perché con l'avvento, insomma, di Spotify e di tutte queste cose on demand, effettivamente i negozi di dischi ne hanno anche un po' risentito, e quindi sapere da voi tutto quello che è nella vostra collezione e al quale siete più affezionati, perché. E poi magari, insomma, ascolteremo anche un pezzo, non di Quadrofinia, no, quello non lo condivido, ma magari degli altri due, un pezzettino, assolutamente, lo mettiamo sul piatto domani mattina insieme e lo facciamo girare. Nel frattempo io lì dietro, insomma, ho altro che piatto, altro che vinile, è ancora prima. Insomma, la bobina è un'altra di quelle tecnologie che ormai sono state sorpassate, ma che è sempre bello, insomma, poterle mettere in funzione e potersi dedicare un po' di tempo ad ascoltare, come sempre, sana, buona e bella musica, anche se quello in realtà devo metterlo a posto perché non funziona più, è rimasto fermo per troppi anni, era del mio babbo. Va bene, dai, vi aspetto domani come sempre con i vinili. Intanto vi mando un bacio. Lui anche dorme, no, ormai niente, l'abbiamo perso, come sempre, come tutti i martedì. Ciao! A domani, 9:30 vi aspetto, puntuali, raccontatemi il vostro vinile.